È chiaro che l'interpretazione del ruolo della commissione e dei commissari è molto personale. La presentazione che io ho fatto è una presentazione che ha chiaramente una premessa, la validità di questo bando, e credo che la commissione sia il posto dove, è il luogo dove i commissari possono non fare politici, ma esprimere in modo laico il contributo, affinché qualsiasi azione si possa manifestare nel suo meglio. Questa è la prima cosa importante. Per cui il tipo di osservazioni che io ho fatto devono essere rette per andare nella direzione di migliorare ancora il nostro tipo di intervento e di rendere sempre più funzionale questo campo. Per ciò che concerne la positività, quasi mi sembra superfluo raccontarla. Io personalmente la positività non la posso raccontare solo per senso d'allievo, la posso raccontare perché la vivo. Io faccio il pediatra, io seguo, non voglio dire parecchi, ma voglio dire però alcuni di quei bambini, di quelle mamme che vengono da me contente, che sono residenti in questa città e che di qualsiasi nazionalità siano, hanno un pediatra che li segue personalmente e che hanno potuto usufruire di questo banco e del quale riconoscono l'immensa valenza, anche a volte veramente prioritaria, cioè che ha determinato la scelta. Quindi queste sono le due cose importanti. L'altra cosa che mi sono dimenticata di dire prima, proprio per essere pragmatici e lontani dalla demagogia, ma solo perché in realtà sul bando del 2008 non ho ancora questi dati di certezza, ma su tutte le donne che sono state sostenute nel 2007, i servizi sociali mi hanno poi detto che durante tutto il periodo del sostegno, attraverso quella cifra che sembra pur misera, ma che forse quasi 3.000 euro per certe persone non lo è, tutte queste persone, pur conoscendo la strada di Via Roma, dato questo tipo di contributo, non hanno fatto altre richieste all'assessorato stesso per portare avanti la loro storia di gravidanza e di maternità. Quindi dire sempre che è poco è facilissimo, ma come si fa a non essere d'accordo? Dire però che serve è assolutamente un'altra cosa. E mi piace sempre rispondere non a livello personale, sono pochi, sono tanti, ma con dei dati obiettivi. Qual è la mia speranza? La mia speranza è, penso che il bisogno di questo tipo di caratteristiche di persone sia vicino alle 50.000. E la mia speranza è che l'anno prossimo noi possiamo finanziare 100.000 euro per questo banco, che vuol dire far fronte a tutte le 50 domande. Però un altro dato oggettivo è che se dal 2007, quando sono state finanziate le prime domande, non sono state fatte altre richieste, non so se è scientifica, però dato una premessa e vedo tra una conclusione, vuol dire che quei soldi non erano così pochi, ma erano sufficienti. Punto. Questo è il dato oggettivo. Vogliamo parlare dell'esperienza personale, anche se penso che non è questo il luogo, perché appunto penso che il distacco, il numero delle cose reali sia un compito, perlomeno per compiti interno del mio ruolo, certamente che le persone sono favorevolmente contente di questo contributo che hanno avuto, che le ha consentito di portare avanti la loro scelta. Grazie.